Siamo con Mister Fabrizio Viassi. Dopo 8 anni al Fossano inizia ufficialmente la sua avventura con l'Alba Calcio. Questa mattina, primo allenamento della squadra. Qual è la sua prima impressione? La prima impressione è come tutti gli anni, ormai diciamo così, sono tantissimi, troppi anni forse che faccio inizio preparazioni e quindi un po' sì, entusiasmo, voglia di fare, però poi quello che conta è prepararsi bene per l'inizio del campionato e fare un buon campionato. Con la squadra arriva da un ottimo percorso, ha vinto 2 Coppa Italia, la promozione in D. Che ambiente ha trovato? Che giocatori ha trovato questa mattina? No, ho trovato tanti ragazzi giovani motivati, voglia di far bene. Ovvio che la società più che altro ha entusiasmo, voglia di affermarsi anche in questa categoria, anche se per esperienza sono due categorie totalmente diverse, con difficoltà, diciamo così, agli antipodi tra una categoria e l'altra, cioè nel senso che l'eccellenza è competitiva e tutto, ma la Serie D è molto più vicino al professionismo, alla Lega Pro, che non all'eccellenza. Quindi così sono rimasti pochi ragazzi dell'anno scorso, solo quattro, ne avrei tenuti di più, però per problematiche lavorative, cose varie, per età, si è fatto scelte diverse. E adesso tanti ragazzi nuovi, giovani, stiamo completando, stiamo ancora lavorando per completare la squadra, non bisogna avere fretta perché magari fra poi 10 giorni ci sono delle situazioni diverse da quelle che si presentano oggi, quindi bisogna iniziare a lavorare bene, aver preso i giovani, secondo me abbiamo preso dei giovani già con delle esperienze in D, e quindi così c'è da, diciamo, avere entusiasmo, fiducia e allenarsi bene. Giovani che vengono dalla sua passata avventura al Fossano, tra cui Chiavassa, Di Salvatore. Sì, Di Salvatore l'anno scorso era all'Albenga, sono ragazzi che conosco, cresciuto, Giraudo l'anno scorso era al Borgo Sesia e l'ho avuto prima 3 anni, Barba Giovanni l'ho avuto 4-5 mesi al Fossano, e Galvagno, però sì, ripeto, siamo un po' qualcuno, ma la rosa è fatta di 22-23 giocatori, quindi loro sono alcuni che fanno parte di una rosa che dovrà essere competitiva, affamata, vogliosa, voglia di mettersi in mostra, soprattutto i giovani, quindi da quel punto di vista lì il lavoro e l'applicazione devono essere le due parole chiavi di questa annata. Quali sono gli obiettivi che vi siete dati Ah, anche con ma la dirigenza? assolutamente una salvezza, la salvezza prima arriva e meglio è. Poi io arrivo da una retrocessione, la mia prima retrocessione in Serie D, anche se sembra che magari così da molti, sembra che ogni anno ne faccio una, ma questo è il mio 11° anno di Serie D e in questi 10 anni precedenti ho fatto solo una retrocessione, quella del Fossano in Serie D, quindi ho fatto anche dei playoff, forse qualcuno se L'ha l'è dimenticato. scordato, l'ha dimenticato, ma nel calcio purtroppo parte, le cose si dimenticano in fretta, ma va bene così. Io ormai sono abituato, sono un professionista, quindi queste situazioni non mi spaventano, mi spaventano i commenti i coraggiosi solo su Facebook, anzi li saluto e gli do opportunità di scrivere ancora, l'unico modo per sentirsi importanti è quello di scrivere qualche frase su Facebook e vede sorrido perché poi alla fine per me questo è un lavoro, non so se loro ogni commento su Facebook gli danno qualcosa, glielo auguro, ma secondo me molti gli danno dei nomi, quindi diciamo così la cosa mi fa anche è simpatico. E poi ad alcuni ho anche scritto ma non mi hanno risposto, talmente sono coraggiosi e niente. A parte questa parentesi, diciamo così, la voglio dire simpatica, non polemica, perché ovviamente l'allenatore è soggetto a critiche e quindi ci sta, però niente, ripeto, cioè, la parola è la salvezza, è già un traguardo, diciamo così, difficile, complicato da raggiungere, quindi ci sarà già da sudare e da lottare. Mercoledì, primo banco di prova contro il Novara, come arriverete? Arriveremo sicuramente con un po' di stanchezza, arriveremo che ovviamente c'è diversità, ovvio, di categoria, di qualità, di esperienza. Arriveremo, è una partita per fare così, secondo me è una buona occasione far vedere che Alba ha ancora, diciamo così, c'è interesse anche per le grandi squadre a venire a fare
amichevole, perché muovere una squadra, una società come il Novara, che si muove da Novara e viene a giocare ad Alba, non succede sempre, e quindi fa piacere, perché così si tornerà a respirare, parlo per Alba, un calcio di un certo livello, e niente, anche se è un amichevole, quindi giocheranno tutti, giocheranno anche molti ragazzini, molti giovani, molti ragazzi che sono anche in prova, e quindi no, sicuramente una partita amichevole che non fa assolutamente testo, ma che darà indicazioni così a tutto per quello che ci può, per quello che ci aspetta, perché nel Novara ci sono molti giocatori che erano anche in Serie D, e quindi ti fa capire a cosa poi andrai incontro. Sottolineo che oltre mercoledì Novara, il 29 giocheremo anche col Torino Primavera a Centallo, quindi due amichevoli importanti per la società e per i ragazzi.